automobili in sosta lungo il percorso della pista ciclabile, stazioni ferroviarie senza alcun supporto per agevolare la salita e la discesa del cicloturista, aree parcheggio invase da automobili in ogni angolo e rastrelliere poco o affatto sicure. Il panorama è quello immortalato dalla FIAB e riguarda interamente Arezzo. Uno scenario desolante che si scontra profondamente con quelli che sono invece gli scorci urbani ed extraurbani riscontrati in ogni città europea e talvolta anche in alcune realtà nazionali. Questa è una mostra su come si va in bicicletta, su come si pedala correttamente per le strade e come ci si deve comportare. Però la domanda che vi siete posti nell'allestirla è: Arezzo è in Europa? Perché questa domanda? A noi ci è venuta questa idea tenuto conto che molti nostri soci, a partire dal mese di giugno fino a tutto settembre, viaggiano, percorrono decine e decine di chilometri in tutti i paesi europei, visitando città piccole e medie come grandi metropoli. Quest'estate siamo stati invasi da un sacco di fotografie che ci inviavano con i social, ovviamente, in particolare con, su Facebook, WhatsApp, ma anche con dei messaggini, e tutti a dirci: ma guardate che qui non si fa come Arezzo. Allora ci siamo posti il problema: ma Arezzo è in Europa? E per questo abbiamo organizzato questa mostra, mettendo a confronto quello che abbiamo visto nei paesi europei, soprattutto quelli più significativi da questo punto di vista che abbiamo visitato, e quello che c'è Arezzo. Secondo un principio che mi sembra ricordava sempre un grande fotoreporter, dice: se state sempre nello stesso posto rischiate di diventare ciechi, viaggiate e osservate. Ecco, e viaggiando voi non vi siete soffermati solo sulle piste ciclabili di sé per sé, ma su tutto il mondo legato al cicloturismo e ai ciclisti in città. Sì, infatti noi abbiamo fatto foto che sono particolarmente dedicate ai ciclisti urbani, coloro che usano la bicicletta per andare al lavoro, a scuola, per fare la spesa e attività, diciamo, in ambito urbano, e foto su itinerari cicloturistici che noi abbiamo percorso, in cui vediamo un tipo di segnaletica che dalle nostre parti ancora è lungi a venire, salvo il sentiero della Bonifica, dove noi fra l'altro facciamo un'attività di escursionismo didattico su cui può parlare meglio di me il nostro responsabile Massimo Barbagli. Un'ultima riflessione: Arezzo è davvero anni luce distante da quello che c'è vicino a noi in Europa? Purtroppo sì. Ecco, parliamo invece di quello che sono le nuove generazioni. Voi educate proprio i giovanissimi. Noi cerchiamo, abbiamo cercato, continueremo a cercare di avere un contatto più diretto con la scuola, perché evidentemente l'uso e la promozione della bicicletta in ambito delle persone della nostra età o comunque è già una parte assodata, però le nuove generazioni ci interessano senz'altro di più e promuoviamo un ciclismo didattico che sta abbastanza funzionando attraverso l'ufficio 10 dell'ufficio scolastico regionale, che è sede di ogni capoluogo di provincia. Abbiamo da vari anni un progetto di turismo, di cicloturismo didattico, in particolar modo nel sentiero della Bonifica, classi intere. Qui troviamo qualche problemino in Trenitalia, i nostri manifesti e poster lo mettono in evidenza. Vorremmo utilizzare le nuove piste del Casentino, abbiamo anche questo annunciato, che sono state ora fatte dall'Unione dei Comuni, ma anche qui bisognerebbe che l'FI ci venisse incontro. Abbiamo promosso, vorremmo promuovere il bicibus. Quanta necessità, specialmente se andiamo a vedere all'uscita delle scuole, e questa è un'esperienza che in molte città italiane è presente, il bicibus, cioè andare a scuola in bicicletta organizzandosi nonni, padri e altri ancora. Le nostre poster lo mettono in evidenza. Quindi un po' di organizzazione in più, un po' di supporto in più da parte appunto delle varie realtà locali. Realtà locali da soli sono cose che si fanno pochissimo. Come ho detto, la collaborazione per esempio con l'ufficio scolastico,
l'amministrazione comunale potrebbe intervenire per quanto riguarda il bicibus, una piccola esperienza l'abbiamo avuta negli anni precedenti, però sono attività che non si fanno da sola una sola associazione, perché occorre un'organizzazione, una promozione abbastanza presente e abbastanza importante anche.